Niente. Allora, quindi in questa lezione vedremo come importare un file Excel all'interno di Anaconda Navigator e all'interno in particolare di Jupyter Lab. La prima cosa da fare, si vede il mio schermo? Sì, ok. Allora, la prima cosa da fare è aprire Anaconda Navigator. Quindi andiamo su Start. Scriviamo Anaconda Navigator e la prima cosa che vorrei farvi vedere è innanzitutto qual è il prompt di Anaconda da aprire, perché qualcuno, non mi ricordo adesso chi, apre il prompt come tramite questo comando, Anaconda PowerShell prompt, ma non è questo il prompt di Anaconda. Il prompt di Anaconda è questo, Anaconda prompt Anaconda 3 app. Dopodiché, per aprire Anaconda Navigator, quindi clicchiamo su Anaconda Navigator e si apre la schermata di Anaconda Navigator che inizialmente è impostata sulla base. Diciamo, quando vi ho fatto installare GeoFrame Vicenza è un ambiente che è stato creato da un altro dottorando del professore Rigon, che si chiama Niccolò Tubini, in maniera da diciamo, semplificare, scusate il mio cane, diciamo semplificare l'installazione dei programmi. Allora, quando voi aprite Anaconda Navigator, dovete poi andare su GeoFrame Vicenza. Quindi, dal menu a tendina, cliccate su GeoFrame Vicenza. Dopodiché, Jupyter Lab. Ok. Allora, innanzitutto com'è Jupyter Lab? A voi non si aprirà così, ma si aprirà inizialmente con questa schermata e questo non ci sarà. Quindi si aprirà così. Qui a sinistra vedete praticamente diciamo uno spazio in cui potete andare a cercare le vostre cartelle. Se non mi sbaglio siete nel disco C. C'è per esempio qui il desktop, io sto andando nella cartella in cui ho il materiale e poi semplicemente cliccando si apre il file notebook, un file notebook già creato. Nel caso in cui invece volete crearlo, basta cliccare sul più, New Launcher, e si apre questa schermata in cui potete scegliere voi che tipo di notebook creare. Poiché Nicolò ha aggiunto, oltre alla possibilità di scrivere in Python, anche di scrivere in Java o in SQL e così via. Per ora ne utilizziamo Python, quindi cliccate su Python e si apre così un nuovo foglio, completamente vuoto. E come prima cosa, io mi rimetto così. Allora, innanzitutto un notebook è costituito da celle. Questa che vedete voi è una cella. Una cella può essere di tre tipi. Abbiamo da questo menu a tendina, vedete che una cella può essere di tipo coda, markdown o row. Vediamo che significa. Allora, mi importo questa cella di qui. Poi vi spiego che cosa significa importo S. Intanto vediamo cosa significano i vari tipi di celle. Allora, code significa che è una cella di comando, quindi io tramite questa cella sto dando un comando. Se vedete è appunto colorata. E se eseguo, si esegue e avrà fatto qualcosa questa cella. Se invece la facciamo diventare markdown, significa che è semplicemente una cella testo. Infatti vedete che non ci sono più i colori, e se le seguite le segue come testo. Infine, l'altra tipologia è row, cioè semplicemente una riga. Rimane appunto con questa cella grigia, e anche in questo caso non è una cella di codice, cioè è una cella appunto di scrittura. Quindi dovete distinguere tra quelle che sono le celle di codice e quelle che sono le celle di scrittura, se per esempio volete scrivere delle note o dei commenti alle azioni che state facendo. Per esempio. Allora, importiamo un file Excel. La prima cosa da fare
importare la libreria OS. OS, come vedete scritto qui, è una libreria che permette di gestire i comandi del vostro sistema operativo. Quindi perché Windows gestirà i comandi di Windows, perché Linux o Mac gestirà i comandi di Linux e Mac. Dopodiché dobbiamo, come in ogni cosa, posizionarci nella cartella in cui abbiamo i file. Per fare questo, per chi ha Windows, deve scrivere in questo modo. Quindi il comando che ci fa posizionare in una cartella è chdir. Se vedete, io prima ho messo OS, perché chdir è un comando che è all'interno della libreria OS. Per questo prima abbiamo importato la libreria OS. Ora, dentro le parentesi, dobbiamo scrivere il percorso in cui noi abbiamo la nostra cartella. Per chi non ricorda il percorso, quello che potete fare, così come faccio sempre io quando, invece di scrivere il percorso chilometrico, andare in alto nella cartella aperta, cliccare su questa stringa e fare un semplice copia e incolla. Quindi lo copiamo e lo incolliamo praticamente all'interno delle parentesi. Però attenzione, chi ha Windows deve utilizzare il backslash doppio, quindi come è scritto qua. Invece chi ha Mac e Linux è leggermente diverso, forse anche più semplice, però vabbè. Non deve scrivere C, deve scrivere sempre lo stesso percorso, non utilizzando il backslash, ma lo slash in avanti. Quindi quali sono le due differenze? In questo caso non la vedete colorata perché, come vedete, l'ho fatta come cella di scrittura, non come cella di codice. Ora, per fare il run delle singole celle, o utilizzate il triangolino come vi ho già detto in una delle scorse lezioni, o altrimenti utilizzate Shift Enter. Infatti, se vedete, spunta il numerino. Quando il numerino è completo, cioè quando spunta il numero, significa che la cella è stata eseguita correttamente perché non spunta nessun problema. Quindi abbiamo importato questa libreria OS, abbiamo detto al notebook di recarsi nella cartella Lesson 2. Adesso vogliamo intanto vedere se siamo nella cartella giusta, per esempio. Quindi possiamo dire, facci vedere quello che hai nella cartella Lesson 2. Per fare questo si utilizza un comando che fa parte sempre della libreria OS, che è listdir. Listdir ci fa vedere quello che c'è all'interno della cartella. E all'interno della cartella quello che voglio leggere è proprio voti. Quindi noi l'obiettivo è leggere un file Excel in cui ci sono dei numeri, che sono dei voti dati precedentemente. E vogliamo poi, dopo aver importato questi voti, vogliamo anche fare un grafico. Allora, innanzitutto, dopo che abbiamo visto che siamo nella cartella giusta, perché appunto c'è il file che ci interessa, un'altra cosa che dobbiamo fare è importare una delle librerie più importanti, che sarà praticamente la nostra compagna in tutto questo tempo, che è la libreria Pandas. Pandas è la libreria per eccellenza del trattamento dei dati in Python. Non so se voi già la conoscete, ma è una delle librerie più importanti. Allora, in questa riga che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che da Pandas devi importare tutto. Questo asterisco significa che devi importare tutto quello che c'è dentro la libreria Pandas. Dopodiché gli dico importa la libreria Pandas come PD. Perché? Perché come vedete qui, prima di ogni comando, noi dobbiamo sempre scrivere il nome della libreria a cui appartiene il comando. Ora, per semplificarci la vita, invece ogni volta di scrivere Pandas, io gli dico di chiamare Pandas PD.
in modo tale che la prossima volta, se devo inserire un comando tipo plot, scriverò pd.plot invece di scrivere pandas.plot. È una cosa che facciamo semplicemente per semplificarci la vita. NumPy è un'altra libreria sempre per il trattamento dei dati in Python, e quindi importiamo queste librerie e ovviamente seguiamo la cella. Importante è seguire sempre le celle, non dimenticate di eseguirle. Dopodiché, vi ho scritto qui un'attenzione a caratteri, come si vuol dire, cubitali. Prima di procedere con le prossime celle, mi sono accorta che manca un piccolo pacchetto in GeoFrame, che è il pacchetto XLRD. Quindi, dobbiamo installare questo pacchetto. È molto semplice, dovete aprire il prompt di Anaconda, quindi, al solito, Anaconda prompt. Da Anaconda prompt è importante che però, io non lo faccio altrimenti diciamo si impazzisce il computer, da Anaconda prompt è importante che vi mettiate nell'ambiente GeoFrame Vicenza, altrimenti il pacchetto lo installate nella base, non nell'ambiente GeoFrame Vicenza. Quindi aprite il prompt di Anaconda, fate conda activate GeoFrame Vicenza, così il sistema si posiziona nell'ambiente GeoFrame Vicenza, dopodiché conda install XLRD. Ammaccate invio, durante l'installazione vi può chiedere di scegliere tra sì o no, ve l'ho scritto, scegliete sì e l'installazione si completa. Ragazzi, comunque se parlo troppo veloce, se avete domande, fatevi sentire. Tanto stiamo facendo esercitazione, non stiamo facendo lezione. Qualcuno che mi risponde per capire se mi sente? Sì, sentiamo. Ok, perfetto, grazie. Allora, per ora sono chiara, va bene? Sì, si capisce. Vorrei fare una domanda, Scente. Perfetto, sì, vai. Ok, nella cella 5, ho visto che ha dato tre comandi, ma volendo sì, posso dividere i tre comandi in tre celle diverse? Sì, certo. Okay. Se vuoi te lo faccio vedere. Quindi, prima eseguo... Un'altra cosa, se volete per esempio all'interno del notebook, io già ho fatto il run di tutte queste celle, 2, 3, 4, voglio pulire tutto, voglio pulire perché voglio riniziare tutto. Dovete andare su kernel, restart kernel and clear all output, restart, e lui pulisce tutto. Pulisci tutto, bravissimo. Quindi riniziamo dalla prima e cominciamo. Ovviamente quelle di testo non le segna perché non fa nessun run. Quindi sì, possiamo dividere il tutto. Però in realtà quello che vi consiglio è di assemblare in un'unica cella le cose che si possono unire. Per esempio un listdir io non lo unirei a un importare una libreria, però se devo importare 6 o 7 librerie, perché adesso ne importiamo 2, però poi voi alla fine del corso ne importerete 6 o 7, conviene che lo fate tutto in un'unica cella, così invece di fare 7 volte il danno lo fate 1 volta sola. Solo per una comodità. Quindi abbiamo detto che dovete installare questo pacchetto XLRD. Ok. Ora importiamo questo file Excel. Per importare il file Excel utilizziamo un comando della libreria Pandas. Allora, il comando è Excel file. Semplicemente, e praticamente come vedete io qui ho scritto pd. Allora, se io faccio il run, mi segue,
ma vi voglio fare vedere che fa anche un run anche se io scrivo pandas. Ora non lo fa, no, lo dovrebbe fare. Ecco, lo fa ovviamente. Perché pandas è il nome che lui ha salvato della libreria per eccellenza. Cioè la libreria si chiama pandas. Ma per comunità, come vi ho detto prima, noi l'abbiamo chiamata PD e appunto esegue anche se io metto PD. Per leggere utilizziamo il metodo Excel file, che è un metodo che è all'interno della libreria pandas, e dopodiché mettiamo tra parentesi il nome del file che vogliamo leggere, che in questo caso è il file voti. Questo file lo assegniamo ad una variabile, alla variabile data, che è un oggetto in questo momento. Ora, quando si fa un'assegnazione, cioè io ho assegnato alla variabile data questo file Excel, come vedete io ho fatto il run della cella e non mi spunta nulla. Per vedere che cosa ho fatto, scrivo data, questo, pandas, io Excel, cioè quindi praticamente io ho un file Excel dentro questo data, ma sembrerebbe che non c'è nulla. In realtà c'è, perché è tutto dentro l'oggetto data che in questo momento non vediamo. Allora, per vedere quali operazioni possiamo fare con l'oggetto data, scriviamo semplicemente dir, da qua faccio prima, dir data, che ci fa vedere tutte le operazioni che si possono fare con questo oggetto data. Abbiamo tutte queste con l'underscore davanti e sono delle classi. Quelli che servono a noi sono gli ultimi, che sono i metodi, cioè le operazioni appunto che ne possiamo fare con questo oggetto. La prima cosa da fare è per esempio vedere questo file Excel, che però prima vi voglio aprire così lo visualizzate. Allora, questo file Excel è composto da 4 fogli, li vedete? Nel primo foglio ci sono qua i voti, dei voti random. Poi abbiamo un foglio 1, foglio 2 e foglio 3 che invece sono vuoti. Allora, aspettate, ok. Quindi, allora a noi interessano i voti che sono nel foglio 1. Allora, intanto per capire quanti fogli ci sono, utilizziamo il comando sheet names, quindi scriviamo data, che è l'oggetto dal quale vogliamo sapere quanti fogli ci sono, sheet names, e vediamo che abbiamo il foglio 1 dove abbiamo i nostri voti, e poi foglio 1, foglio 2 e foglio 3 che sono dei fogli vuoti che non ci interessano. Ora, per andare a vedere che è quello che vogliamo fare, i dati che ci sono dentro questo foglio elettronico, dobbiamo creare un data frame. Allora, un data frame, io non so che conoscenza avete voi, però so che avete studiato Python. Comunque, un data frame è una formattazione di dati in tabelle, semplicemente. Per capirci, è come se voi visualizzaste un foglio Excel. Per farlo si utilizza il comando parse, che vedete era qui nell'elenco dei comandi che avevamo chiesto prima. Gli stiamo chiedendo di farci vedere il foglio sheet 1, quindi tra tutti e 4 i fogli gli sto chiedendo sheet 1. Dopodiché c'è questo header uguale 1. Cosa significa? Allora, header uguale 1, header significa capo, semplicemente, e gli stiamo dicendo che deve saltare le celle, cioè le righe che vi sono a capo, e in particolare di saltarne una. Infatti nel foglio Excel, se vedete, la prima riga è una riga in cui c'è scritto questo table 1 che a noi non ci interessa, a noi ci interessa importare dalla seconda riga in poi. Quindi, qui scriviamo header 1. Se invece eravamo nel caso in cui c'erano due righe, avremmo scritto header 2 e così via. Facendo il run, anche in questo caso vedete io ho scritto df, che è il nome che ho dato al data frame, ma potevo anche per esempio chiamarlo Pippo. Farvi capire che a lui non interessa come lo chiamate. Abbiamo creato un data frame di nome Pippo con i numeri delle matricole, i voti che ci interessano.
perlomeno la dieta, manteniamo un minimo di serietà. Quindi abbiamo questo data frame con i numeri delle matricole e i voti, però vedete che a differenza di Excel, in Excel io ho 3 colonne, qua invece ne ho 4, perché ho una prima colonna che ha creato lui automaticamente, in cui c'è un indice, cioè c'è un indice crescente che appunto ha creato lui automaticamente. Ora, quindi quello che vogliamo fare adesso è fare i disegni. Ora, vi ho scritto qui anche qui a caratteri cubitali, che è la libreria per eccellenza che permette di fare i disegni, è la libreria Matplotlib, che è una libreria che ha tantissimi comandi. Vi ho messo qui due siti in cui potete, diciamo, vedere tutto quello che questa libreria può fare. Quello che vi consiglio è, appena cominciato a lavorare con i grafici, di consultarla, anche perché c'è spiegato tutto. Vi faccio vedere, per esempio, vogliamo fare questo grafico così particolare. Qui ci sono le righe di codice che ci spiega come fare. Si possono anche cercare esempi. Quindi è appunto ci sono comunque delle pagine molto, molto organizzate e molto ricche di esempi. O comunque, qualunque dubbio avete, prima di chiedere, cercate su Google, ovviamente vi consiglio in inglese per avere più opzioni, e vedete che trovate qualunque cosa possibile e immaginabile. Ma un'altra cosa che vi dico è che per l'esame è fondamentale che voi facciate dei grafici bellissimi. Cioè, oltre a bellissimi, devono essere comprensibili, devono essere chiari, devono essere ben fatti. Quindi prendete conoscenza di questa libreria e studiatevela per bene. Ecco. Dunque, allora, vogliamo plottare questi voti. Plottiamo questi voti. Allora, la prima cosa da fare è un semplice plot. Un semplice plot in cui io sto immagazzinando nell'oggetto AX1, gli sto chiedendo di plottarmi con plot i dati che ho dentro questo data frame DF. Lo stile, gli ho chiesto di fare i pallini, ma potevo anche chiedergli di fare, per esempio, linea. Vedete che ho aggiunto questo segno, significa che gli sto chiedendo di fare linee e pallini, non so ora che cosa genera. Ha unito le linee qua, però non si vede bene, ve lo faccio vedere meglio dopo. Però comunque questo non è un risultato che mi piace, perché comunque abbiamo i voti tutti qui in basso, le matricole hanno 4 ordini di grandezza di differenza rispetto ai voti, quindi sono tutte in alto, quindi non è assolutamente un grafico chiaro. Ecco, questo è un esempio di grafico non chiaro, anche se magari può sembrare bello perché ci sono i colori, ma non è un grafico chiaro. Ora, un modo per... allora, intanto da questo grafico che vediamo una cosa importante. Noi abbiamo chiesto di fare il plot di un data frame. Vediamo che lui ci ha plottato tutto quello che è nel data frame, perché ci ha plottato i voti che sono nella quarta colonna, il testo non lo plotta, ci ha plottato le matricole e tutto l'ha plottato in funzione dell'indice. Quindi l'indice è la nostra variabile dipendente, praticamente, indipendente, scusate, è nell'X. Quindi quello che possiamo fare è chiedergli di plottare solo i voti. Per esempio. Quindi gli stiamo dicendo plottaci soltanto i voti, scrivendolo tra parentesi quadre. Lo stile sono sempre i pallini. Qua gli possiamo chiedere di fare per esempio le linee. In questo caso ci saranno queste linee che uniscono questi fantastici pallini.
Però anche in questo caso non stiamo raggiungendo il nostro obiettivo, perché noi vogliamo plottare, ripeto, i voti in funzione delle matricole. Quindi se vogliamo plottare i voti in funzione delle matricole, riguardando il data frame, quello che ci interessa è che al posto di questo indice ci siano proprio le matricole, cioè che le matricole diventino le nostre variabili dipendenti. Indipendenti, di nuovo. Allora, quello che si può fare... Quello che si può fare è settare l'indice della matricola, cioè settare la matricola come indice. E si fa esattamente in questo modo. Scusate. Ok. Allora, quindi... Gli sto dicendo che nel data frame df lui mi deve settare il campo matricola, che vedete è messo tra doppi apici, come indice. In questo modo df meno 5 due punti, gli sto dicendo di farmi vedere al video le ultime 5 righe e tutte le colonne, perché infatti i due punti stanno per tutte le colonne. Vedete che adesso rispetto a prima matricola è la prima colonna. Non c'è più la colonna del numero progressivo dell'indice. Quindi adesso, se noi andiamo a fare il grafico, ecco, vediamo che è leggermente più comprensibile, perché abbiamo qui nelle ascisse i valori delle matricole, in ordinate i voti, e quindi vedete che abbiamo, diciamo, ottenuto il risultato che volevamo, anche se, data la tipologia di dati, il grafico che si potrebbe fare è sicuramente un istogramma, un semplice istogramma. Ora, per andare a fare un istogramma, io vi dico che il comando è df.ist, ma nel caso in cui voi non lo sapevate, cosa fare? Cercare, andare su Google, come creare un istogramma, con ovviamente mettete la libreria Matplot, scrivetelo in inglese, in modo tale da trovare tutte le informazioni che vi servono. E in questo modo avete un istogramma in cui in ascissa abbiamo il voto, in ordinato ovviamente il numero di persone che hanno preso quel voto, e in questo modo vedete comunque che da questa prova in itinere di un anno X, che non mi ricordo, vedete comunque le prove in itinere, diciamo che vanno mediamente molto... Concetta, io non ti sento più. Ragazzi, voi mi sentite? Ogni tanto lagga un pochettino, ma comunque sentiamo. Professore, mi senti? Professore? Professore, ragazzi, voi mi sentite? Sì, nessun problema. C'è sempre il professore non mi sente. Di distorsione, ma nient'altro. Professore, tu continui a non sentirmi? L'esercitazione di oggi comunque basta solo Python. Così ho letto il messaggio. Vabbè, niente, io vado avanti. Voi mi sentite, giusto?
Sì. Ok, allora continuo. Allora, quindi abbiamo fatto questo istogramma. Abbiamo fatto questo istogramma. Come? Il professore ha scritto che sente adesso. Ah, ok. Va bene. Allora, io continuo anche perché già stiamo per arrivare, quindi. Allora, un altro comando interessante è questo comando describe, in quanto questo comando vi fa le statistiche elementari del, diciamo, di quell'insieme di dati che voi avete dato al programma. Vi dà il numero totale, la media, la deviazione standard, il minimo, questi quartili e il massimo. Ora, io avevo creato, avevo fatto, diciamo, per l'esercitazione altre cose, però in realtà non so se posso farle, dato che sono eventi. Quindi, professore, se mi senti? Ti sento. Allora, io avevo fatto anche di leggere un altro file Excel e di fare un subplot per fare vedere come mettere più istogrammi insieme. Però ho visto che sono eventi, che faccio? Vedi un po' tu, dipende da quanto andrai avanti. Puoi farlo anche la prossima volta. Beh, lo faccio velocemente, dai. Lo faccio velocemente. Allora, ve lo faccio vedere direttamente da qua. Questo, se avete visto, è già all'interno della... Questo l'abbiamo visto. Ok, no, qua. Quindi siamo arrivati qui. Abbiamo visto le medie. Abbiamo visto le statistiche elementari. Ci siete? Certo. Ok, un istogramma con le statistiche elementari. Perfetto. Allora, ora, nella cartella io vi ho dato un altro file che si chiama relazioni voti. Questo file, come quello precedente, ha sempre una riga che dobbiamo saltare e in questo caso ha tre colonne, non una. Quindi questo ci permetterà di fare più istogrammi, appunto. Allora, anche in questo caso io ho fatto un listil per vedere cosa avevo nella cartella. Molto spesso il listil vi serve anche per ricordarvi esattamente qual è il nome del file. Perché poi vi spunta, il file non è stato trovato, per esempio. E voi non vi ricordavate che dopo relazioni c'è l'underscore. Quindi io vi consiglio sempre di farlo per vedere il nome preciso e cosa c'è nella cartella. Dopodiché anche qui vediamo quali fogli ci sono, c'è un solo foglio. Qui vedete, ho già inserito di creare il data frame DG con il foglio 1, di saltare la prima riga, di settare la matricola come indice e farci vedere soltanto gli ultimi 5. Dopodiché gli ho chiesto di ordinarmi i dati, quindi sort significa appunto ordinare i dati rispetto all'indice in ordine crescente. E appunto vedete che rispetto a prima sono ordinati. Dopodiché la funzione che vi volevo fare vedere è molto, diciamo, interessante, è la funzione subplot. La funzione subplot consente di fare più plot in una stessa figura. Quindi all'inizio quello che ho fatto è dirgli che volevo una figura che fosse costituita da un subplot 1x3x1. Se io questo lo faccio da solo, fammi vedere, ovviamente me ne crea uno perché non ha oggetto, però in realtà se gli avessi dato qualcosa da plottare avrebbe creato tre di questi subplot.
Allora, in questo caso quindi gli diciamo di mettere, allora, il file contiene 3 colonne, aspetto generale, contenuti e voto finale. Quindi gli dico di mettere aspetto, di fare l'istogramma di aspetto generale. Gli ho chiesto anche di cambiare colore, invece di farlo blu, come abbiamo visto qui. Vabbè, gli ho chiesto sempre di farlo blu in questo caso, però per esempio poi qui ho scritto di farlo verde o rosso. Vabbè, comunque, gli ho chiesto di farlo blu e di mettere il titolo aspetto generale. E siamo qui nel subplot che è prima riga. Ah, intanto il subplot, scusate, mi è costituito da una riga. 3 sta per colonne e 1 è la posizione che io gli sto dicendo di occupare. Quindi il subplot aspetto generale sarà nella posizione 1 di questo sistema costituito da una riga e 3 colonne. Contenuti sarà invece nella posizione 2 e voto finale nella posizione 3. Il risultato è questo, che vedete il primo è in blu, il secondo è in verde, il terzo in rosso. Ora, in realtà si possono modificare tantissime cose all'interno dei grafici. Si possono mettere le dimensioni, si può cambiare anche la tipologia di scrittura del testo, l'ordine degli assi, si può fare qualunque cosa. Basta che cerchiate subplot e vedete appunto come poter fare. Anche qui vi ho messo quelle che sono le statistiche elementari. E una cosa che volevo farvi notare da questi voti è che l'aspetto generale, che magari per voi potrebbe essere non rilevante, in realtà lo è perché fa media con tutti gli altri voti. Per questo vi dico di porre molta attenzione ai grafici e a come li farete e di perdere un po' di tempo proprio nell'aspetto grafico poi delle relazioni che consegnerete al professore. Questo è un consiglio che vi do spassionato. Niente, poi le altre erano, diciamo, come unire, però quelle le possiamo tralasciare. Quindi io direi che possiamo chiudere qui. Se avete delle domande... Anche una, anche dell'installazione, chiedetemi qualunque cosa. Mi sente? Sì, ti sento. Ma giusto un attimo per organizzarmi, ma le esercitazioni al PC saranno solo di venerdì o a quell'arrivo di maggio anche di mercoledì? Ecco, qua dovrebbe rispondere il professore. Ma saranno tutti i giorni. Ok. Cioè con la settimana prossima noi finiamo le parti, diciamo, più teorico-concettuali del corso e riprendiamo quelle parti per fare l'esercitazione. Quindi, per esempio, partiremo dalle curve di possibilità pluviometrica. Le curve di possibilità pluviometrica voi più o meno sapete che cosa sono. Adesso le andremo a calcolare. Quindi l'esercitazione, cioè io vi seguirò passo passo e con me Concetta alcune parti le farò io, altre Concetta. Andiamo ad elaborare le precipitazioni e otteniamo le curve di possibilità pluviometrica. Dopodiché abbiamo una seconda... magari prima vi avevo promesso un'altra cosa che era... comunque l'elaborazione di una serie temporale, quindi prendiamo una serie temporale, la suddividiamo, facciamo varie operazioni per cui potremmo forse anche calcolare le curve di possibilità pluviometrica attraverso quella curva che si chiama MEV, okay. Quella modalità che si chiama MEV e poi abbiamo l'esercitazione su Richards. Di cui vi illustriamo alcuni contenuti, che cosa potete fare, che cosa in 1D o forse anche in 2D. Adesso vediamo un po' come va. E poi infine l'esercitazione sull'evapotraspirazione. Quella sicuramente ve la gestisce molto di più Concetta.
più o meno i temi sono questi, insomma, però consiste, sì, non è che faremo durante le lezioni, in alcune magari voi lavorerete, noi ci connetteremo con i gruppi e discuteremo con i gruppi, ma la parte centrale saranno comunque delle lezioni, tra virgolette, di tipo frontale, tipo quella che ha fatto Concetta poco fa, in cui illustriamo come calcolare le cose. Ok. Sì, già che sono in linea, vi ho messo un sondaggio su Clicker. No, la cosa che ho scritto, cioè il Clicker al solito indirizzo, e sulle modalità eventuali dell'esame sulla prima parte, e vi prego di rispondermi tutti, così io ho un quadro relativamente completo su come posso organizzarmi, su come vi potete organizzare voi, poi ne riparliamo all'ora di mercoledì. Io sono a posto. Prof, io invece devo dire una cosa. Allora, sì, devo chiarire un attimo il comando subplot. Allora, nel comando subplot ci sono tre numeri. Il primo numero indica il numero di righe in cui sarà composto questo subplot. Quindi, in questo caso io ho messo uno perché ho voluto mettere tutti i tre grafici in un'unica riga. Dopodiché io ho detto di crearmi tre, sta per il numero di colonne, e infatti me ne ha create tre. Uno indica la posizione che occuperà aspetto generale. Per esempio, se io qua metto due e qui metto uno, vedrete che aspetto generale è appunto nella posizione 2 e contenuti invece nella posizione 1. Che mi avevano fatto questa domanda e quindi ho chiarito. Comunque non esitate a farmi domande, anche le più semplici. Ok, perfetto. Allora io ho pure concluso. Niente ragazzi, ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. 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 Arrivederci.